Buonasera e bentrovati con lo spazio informativo pomeridiano. Interrogatorio di garanzia questa mattina per il principale imputato del caso Hexagora. Stamani Daniele Mazzetti è stato interrogato con collegamento in videoconferenza con il carcere di Arezzo, dove è rinchiuso da sabato mattina. Il suo legale ha presentato la richiesta dei domiciliari. Primo round del caso Agorà in tribunale. C'è molto lavoro in questi giorni per il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi, che si trova in mano una storia molto spinosa che ha acceso i fari su una delle maggiori cooperative nella nostra provincia, che si occupa tra gli altri dei servizi alla persona, in particolare assistenza agli anziani e ai disabili. Il caso Agorà ha fatto rumore perché tocca personaggi che hanno avuto un ruolo prioritario nello scacchiere politico locale. Stamani interrogatorio di garanzia per il maggiore imputato di questa storia davanti al GIP Lombardo. Presente il procuratore capo Roberto Rossi, che ha firmato l'ordine di carcerazione, e l'avvocato difensore Luca Fanfani. È stato lo stesso Rossi ad arrivare per primo a Palazzo di Giustizia, seguito dal giudice Lombardo. Per ultimo l'avvocato Fanfani, che si ritrova per strada proprio Rossi a poche ore dalla richiesta di rinvio a giudizio degli indagati eccellenti per il caso Coingas Multiservizi. Fanfani Junior ha preso la difesa di Daniele Mazzetti, il 60enne di strada, che ha ritenuto il cervello del sistema Hexagora. La procura gli ha contestato l'evasione sistematica del fisco, si parla di una cifra sui 25 milioni di euro, un teorema che Fanfani punta a smontare pezzo per pezzo. Mazzetti del resto ha fatto capire che certe scelte sono state necessarie per tenere in piedi una struttura che aveva le sue difficoltà. Per lui c'è un passato con inciampi nel mestiere. Nell'udienza di questa mattina l'avvocato Luca Fanfani ha chiesto un alleggerimento della misura cautelare nei confronti del suo assistito. Nelle prossime ore la decisione del giudice. Esperti divisi e polemiche sugli Open Day per i giovani con AstraZeneca. Troppi pericoli di trombosi. AIFA e Comitato Tecnico d'accordo sulla somministrazione, secondo leggenda, ovvero per gli over 60. Fermare le vaccinazioni sotto i 30 anni con AstraZeneca, ma anche Johnson & Johnson. Questo è l'appello dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà della scienza. Appello che arriva dopo una serie di segnalazioni circa il rischio serio di trombosi nei giovani, soprattutto donne. Oggi molte regioni, tra le quali il Lazio, offrono il vaccino anglo-svedese ai maggiorenni nell'ambito di Open Day dedicati o anche in prenotazione. La Toscana, dopo un primo tentativo con gli Open Day over 40, ha di fatto eseguito una ritirata strategica dopo un caso in Lucchesia di una 42enne finita in ospedale 3 giorni dopo essersi vaccinata con Astra. In Italia non ci sono divieti, ma solo la raccomandazione di utilizzare il vaccino per gli over 60. Gli eventi di tromboembolia con carenza di piastrine hanno infatti colpito persone con meno di 55 anni, soprattutto donne. Il nesso va però dimostrato. I vaccini, a differenza di Pfizer e Moderna a RNA messaggero, contengono adenovirus modificati, disattivati e adattati a trasportare nell'organismo molecole di DNA che vengono usate per la produzione della proteina spike con la quale il virus si attacca alle cellule. Così si induce la produzione delle difese immunitarie. Ancora non è chiaro perché su decine di milioni di vaccinati si verificano eventi avversi. Anche la Fondazione Gimbe chiede di sospendere Astra ai giovani. Sotto i 30 anni i rischi sono maggiori dei benefici, dicono. Il direttore generale della ASL, Antonio D'Urso, si è lasciato sfuggire, così è la morte di AstraZeneca. In effetti, mai come in questo periodo, il vaccino, dopo i 2 giorni di stop dei mesi scorsi per le verifiche di EMA, è diventato un deterrente per i giovani e non solo. E di certo, malgrado le rassicurazioni, lo è anche per coloro ai quali è rivolto, ovvero gli introvabili tra gli ultrasessantenni. Con il via libera del Parlamento europeo al passaporto vaccinale dal 1 luglio si potrà viaggiare senza divieti in Europa e la ASL si adegua per permettere ai cittadini di avere il Green Pass. Sì, dal Parlamento europeo per l'introduzione del Green Pass, il certificato in forma digitale che consentirà a tutti gli europei di tornare a viaggiare liberamente senza quarantene o restrizioni tra i paesi dell'Unione e anche in alcuni che pur non essendo dell'Unione aderiscono al progetto come Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein. Cosa cambierà? Questo programma entrerà concretamente in funzione dal 1 luglio. Da qui a quella data governo e regioni dovranno adeguare i propri sistemi informatici
per distribuire il certificato e renderlo in grado di essere letto dalla piattaforma tecnologica predisposta da Bruxelles. Chi avrà diritto alla Green Card? Intanto i vaccinati. Dopo 14 giorni dall'iniezione che immunizza, il pass durerà 9 mesi. La seconda categoria riguarda ovviamente i guariti dal Covid. Per loro il pass durerà 6 mesi. Sarà cura dell'ente che vaccina e di chi ha curato il malato rilasciare il primo documento. Nell'ASL Toscana Sud-Est, ad esempio, in sostituzione per ora del Green Pass, si è già iniziato a distribuire ad ogni seduta il certificato di vaccinazione, sia per la prima che per la seconda dose. Intanto l'Italia sta facendo le prove tecniche per collegarsi alla piattaforma europea e nei prossimi giorni il sistema sarà operativo anche nel nostro paese. Sarà anche collegato a due app abbastanza comuni, Io e Immuni. L'aspetto su cui molti tuttavia si stanno interrogando riguarda la tutela della privacy. Come saranno conservati i dati? L'obiettivo è di unire l'esigenza di rispettare i dati personali e garantire viaggi in sicurezza in tutta Europa. Anche questa è una scommessa sulla quale si gioca la lotta al virus. Meccanici Provetti, grazie alla realtà virtuale, 150 ragazzi delle scuole superiori aretine hanno partecipato al corso di realtà virtuale al Margaritone di Arezzo. Con un progetto di virtual reality organizzato dall'ISIS Margaritone insieme a Erasmus e Arezzo Innovazione, i ragazzi se ne andranno in Spagna con un bel bagaglio, capaci anche di aggiustare una macchina. Sembra una sciocchezza, però è proprio questo lo scopo di questo progetto virtuale. I ragazzi poi sono diventati bravissimi. Sì, sì, sono le cose che piacciono di più ai ragazzi. Questo progetto è portato avanti anche in un quadro più generale, cui Arezzo Innovazione ha il ruolo trainante di organizzatore e coinvolge anche altri istituti della città. 150 ragazzi aderiscono a questo progetto, l'importanza di partecipare all'Erasmus. Sì, loro sono 9 nella nostra scuola e finalmente in classe un cyberspazio dove hanno potuto fare delle ore di formazione con l'applicazione di realtà virtuale. In questo caso sono estremamente soddisfatto del lavoro del dottor Pallotti e del dottor Nibi, perché si sono calati in una realtà che può sembrare un gioco e invece è il vero futuro, e hanno in qualche modo aiutato questi giovani nella strutturazione di un progetto che è veramente bello. Studiano, guardano nella lingua, in questo caso lo spagnolo, in cui poi andranno ad operare. Non mi aspettavo un livello di dettaglio così alto in questi visori. Li provai tempo fa, nel 2015, ma hanno avuto un'evoluzione impressionante. Cioè, anche per essere una cosa semplice, come cambiare un filtro dell'aria, non mi aspettavo veramente, cioè, sembrava di essere proprio lì. Ti giri, c'è questa officina, ci sono gli utensili, la macchina è lì, sembra di essere veramente dentro l'officina. Da Prato Vecchio Ostia, un progetto di recupero e tutela delle specie ittiche in estinzione. Molin di Bucchio, siamo vicini alle sorgenti dell'Arno, nel comune di Stia. In questa valle, dove l'Arno ha ancora la fisionomia di un torrente, l'acquacoltura continua ad essere un'attività praticata. E proprio qui si festeggia il recupero di una specie in estinzione, il barbo tiberino. La specie è riprodotta per la prima volta grazie a un progetto di conservazione ambientale sostenuto dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La cooperativa Inquiete, una cooperativa gestita da 4 giovani casentinesi, porta avanti la troticoltura a Molin di Bucchio e hanno riscoperto il barbo tiberino. Ecco, oggi vogliamo farvi conoscere questa esperienza virtuosa del nostro territorio, anche perché è uno degli obiettivi del contratto di fiume di cui il Consorzio 2 Alto Val d'Arno è capofila, insieme ad altri partner istituzionali e a tanti soggetti privati. Qua a Molin di Bucchio stiamo portando avanti, in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, già da 3 anni un progetto di ripopolamento e di riproduzione del barbo tiberino, specie endemica a rischio di estinzione. Lo scorso anno siamo primi al mondo a riuscirci a reimmettere 5.000 vanotti nei torrenti del Parco Nazionale, e quest'anno abbiamo moltissime uova che speriamo diventino presto vanotti.
tutto il progetto nostro qui dell'antica acquacoltura si basa sulla conservazione di tutte le specie più minacciate dei nostri territori. Cioè, il nostro vuole essere un contrasto alla perdita di biodiversità. Sono tante le specie su cui vorremmo lavorare, ovviamente sono tutte molto difficili da riprodurre, quindi ogni anno ci stiamo concentrando su una o due specie. L'improvvisa bomba d'acqua di ieri, dopo le 14 che si è abbattuta in larghe parti del nostro territorio, ha creato grossi problemi sulla 73 alle Ville Monterchi. Una bomba d'acqua che in 3 minuti ha cambiato il volto di 50 metri di un tratto di strada tra i più trafficati. Siamo alle Ville Monterchi, sulla statale 73, una delle poche rimaste di stretta pertinenza dell'ANAS nel nostro territorio provinciale. In passato il pessimo stato dell'asfalto aveva generato proteste di altro tipo. L'ANAS corse ai ripari e decise di sperimentare per quel segmento una formula codificata in collaborazione con l'Università di Pisa. Restava un neo. Nella parte più bassa della zona, quando piove con maggiore intensità, si creano sempre dei problemi. Pozze improvvise che ieri hanno raggiunto nel giro di pochi secondi un'altezza molto pericolosa per i mezzi che ci passano, soprattutto quelli pesanti. Inutile negare gli effetti collaterali perché i frontisti sono alle prese con allagamenti. Le bocche fognarie sono troppo piccole. Il problema è stato segnalato ad ANAS e Comune di Monterchi. Davanti a queste immagini serve un intervento immediato. A 2 anni dall'inizio del suo mandato, il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli ha aperto una riflessione sul suo percorso. 2 anni di mandato dall'elezione da primo cittadino, fra progetti importanti ma anche una pandemia mondiale che ha cambiato un po' anche le attività degli amministratori del territorio. Assolutamente sì, sono stati 2 anni ovviamente critici per tutti, non solo per le amministrazioni e per gli enti locali. 2 anni di certamente difficili, soprattutto dall'inizio della pandemia, ma comunque 2 anni che ci hanno visto impegnati con grazie alla fiducia dei nostri cittadini in tanti progetti nonostante la pandemia. Quindi siamo riusciti ad andare avanti su tanti progetti e proposte che avevamo fatto anche in campagna elettorale, per esempio sui lavori pubblici abbiamo iniziato quasi 20 cantieri, dei quali alcuni sono completati per un totale di oltre 6 milioni di euro in 2 anni attivati, spesi, grazie anche a progettazioni importanti siamo riusciti a farle arrivare nel territorio, dal Palazzo Comunale a San Lorenzo, a interventi sulle scuole, sugli impianti sportivi e sulla viabilità, quindi davvero tanti interventi. Oltre a questo siamo andati avanti su progetti di innovazione per quanto riguarda l'innovazione digitale, quindi app per i cittadini, pagamenti digitali, nuovo sito. Oltre a questo il green, perché stiamo facendo davvero tanti interventi per andare verso la rivoluzione ecologica di cui tanto si parla, quindi efficientamente energetici ma anche colonnine per auto elettriche, perché è un filone che sta andando molto bene. Accanto a questo le attività produttive che abbiamo cercato di aiutare con bandi, con contributi a fondo perduto e con sgravi fiscali in tutti i periodi di questi 2 anni, quindi sia prima della pandemia sia durante la pandemia. Poi chiaramente tutto l'impegno durante questa pandemia che è stato davvero enorme, però tutto questo grazie al lavoro della squadra che voglio ringraziare e grazie alla fiducia dei cittadini senza la quale sarebbe impossibile impegnarsi tutti i giorni. Siamo arrivati al termine del nostro TG, ricordiamo gli appuntamenti di questa sera dopo il nostro TG, spunti e spuntini short, seguirà 4 vallate on the road con Sefora De Giorgi e a seguire Sportivamente. E naturalmente prossimo appuntamento con il TG alle 20:30.